vite, oggi abbiamo la città metropolitana. Quindi grazie a loro che ci hanno messo a disposizione questa sala e sono riusciti a risolvere un problema in tempi così brevi. E grazie alla lista civica costituente per la partecipazione della città metropolitana che ci ha dato la possibilità di avere questo spazio. Siamo qui insegnanti per discutere della riforma 2015. Ci tenevamo molto che partecipasse anche il personale ATA, perché la scuola è fatta di tante professionalità e anche la professionalità del personale ATA deve essere valorizzata, e per noi sono un interlocutore importante. Purtroppo abbiamo dovuto inventarci l'escamotaggio dell'assemblea sindacale per questioni contrattuali, come voi ben sapete. Gli attestati, pochi chiarimenti tecnici, gli attestati di partecipazione li daremo in questa sede agli insegnanti, perché gli insegnanti, essendo presenti per partecipare a un convegno, hanno necessità di avere già oggi l'attestato di partecipazione, perché lo dovranno presentare alle segreterie delle scuole come giustificativo. Il personale ATA è qui per partecipare a un'assemblea dal punto di vista contrattuale, quindi non ha questa necessità, ma chi vuole comunque avere l'attestato di partecipazione perché vuol farlo valere magari ai fini della formazione, può lasciare alla reception, all'ingresso, il proprio nominativo, la propria mail, e sarà nostra premura trasmetterlo, quindi poi ve lo potrete scaricare. Di conseguenza tutti potranno attestare la partecipazione a questa giornata di formazione e di studio. Do subito la parola ai relatori, a Gigi Dotti, il professor Gigi Dotti del Centro Studi Gilda, che racconterà il nostro punto di vista sulla proposta della buona scuola. Seguiranno poi il professor Adolfo Scotto Di Luzio dell'Università di Bergamo, docente di storia della pedagogia e che si è occupato a lungo di storia delle istituzioni scolastiche, e poi al professor Gianluca Bocchi, ordinario sempre all'Università di Bergamo, filosofo della scienza, che ci offrirà sicuramente una visione. Perché quello che noi interessa capire è la scuola italiana com'è e dove vuole andare, soprattutto dove è importante che vada per essere davvero un fattore di innovazione del paese. Do subito quindi la parola a Gigi Dotti, che illustrerà le proposte del governo e soprattutto quali sono invece le controproposte in termini costruttivi che un'associazione di professionisti come la nostra può andare a delineare. Grazie.